Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qua pronti a continuare con un nuovo episodio di FIFA 23, la cavia allenatore del nostro Antonino Croce con il suo Cagliari. Cagliari che affronterà dopo due vittorie di fila la Juventus. Allora, l'unico cambiamento che vado a fare, onestamente, è quello di mettere Gnonto in campo al posto di Traoré. E di lasciare il resto invariato, compreso la difesa e il centrocampo, Alvarado che vorrei che recuperasse un po', anche perché è un giocatore abbastanza veloce. E quindi affronteremo la squadra bianconera della Juventus con questa formazione. Andiamo a fare subito la conferenza stampa con il nostro Salve a Antonino tutti, bene, Croce. possiamo iniziare. E chi vuole fare Scontro a la prima vertice domanda? contro la Juventus, chi la spunterà? I ragazzi si sono allenati bene. L'ultima volta abbiamo fatto 2-2. Qual è il vostro piano di gioco per oggi? Faremo del nostro meglio, ovviamente. Tutte le possibilità, abbiamo le possibilità di andare in Europa. La squadra riuscirà a dare continuità. Abbiamo il dovere di provarci. Abbiamo fatto la conferenza, ragazzi. Andiamo a affrontare la squadra della Juventus. Avevamo pareggiato 2-2, a quanto pare, nella partita d'andata, e adesso affrontiamo i nostri rivali in classifica, che è la Juventus, che sono secondi. Una partita che diventa importantissima. Ce Speriamo che le due squadre si l'abbiamo, rivelino alla ci fine. siamo Qui e è Piero siamo Cipolla qui, che vi parla con pronti Pelle ad Davanti. affrontare, Sì, a ragazzi, tutti i la giocatori di base con Juventus. questo incontro. Ci Siamo abbiamo ad Cagliari e affrontare Juve. dei rivali Grande importanti. calcio è a casa sua in questi schermi. Quindi preparatevi, Una create la formazione situazione che giusta i perché ho la Cagliari sensazione non che ci tanto divertiremo. rimaneggiata rispetto all'ultima partita. Affrontiamo però una delle squadre. Intanto qua siamo stati fermati. Una squadra molto pericolosa. Vedete come ripartono subito. Bravo qui Bernabé che recupera una grandissima palla. Vediamo se Gnonto non si Occhio riesce all'avanzata. a liberare, la allarga per Gagliardo. Attenzione a Gagliardo. Possono passare in vantaggio. Mamma mia, Gagliardo! Assist Primo gol del match. vincente per il nostro Gnonto che segna alla Juventus 1-0 per il Cagliari. La mette dentro il nostro Gnonto. Cagliari in vantaggio, così si Vediamo deve il playoff di fare. prima. Questo, il Gran tuffo bella azione, laterale di Gnonto. bravissimo Abbiamo fatto Gagliardo. portiere dopo aver eluso l'intervento E del qui difensore. in raso terra il nostro Gnonto ha fatto gol. Si gioca Juve con un gol da recuperare. Si attende adesso la risposta bianconera. Tanto qua abbiamo recuperato noi la palla invece. E vedete com'è già passata. Tentativo di liberare l'uomo con questa giocata. Efficace il giro palla del Cagliari. Cerchiamo di farla girare, ovviamente. Difesa sotto pressione qui. Molto No, disimpegno, attenzione. errore. È in Attenzione, posizione di tiro, i Isacco. tifosi glielo chiedono. Non può sbagliare davanti Bellissima, e fa la Isacco. In rete. qualche Che brutto modo ha posizionamento dato del un portiere. assist incredibile a Bernabé. Ma bravissimo, Isacco. In qualche modo è riuscito a dare un grande passaggio. Questo è il replay del gol, Qua si era aveva aperta liberato la porta di bene. esposizione. Passaggio al Portiere volo, e i difensori sciaccherono il bar. dove Bernabé l'ha messa dentro. Sembrava quasi che la stesse Match che sbagliando. riprende Per fortuna allungando, portandosi sul non è 2-0. successo. 2-0, ragazzi. Ottimo recupero intanto del Cagliari. E però. Grande intervento in chiusura. E adesso riparte la Juventus, dovremmo aspettarci una Vlahovic. Juventus naturalmente Palla per Bellinger. Guadagna tempo la Juve, attenzione. in formato offensivo. Qua prova ad andarsene. Si guarda attorno. Bravo qui il Bravo portiere, sotto pressione da qua sotto misura. il nostro Recupera la Santo posizione di Cranio. Gnonto E sul come fondo vedete, la destro. Juventus subito corsa Ottima ai ripari. difesa in area. Qua Bernabé purtroppo la riperde perché la Juventus è diventata aggressiva. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Ottimo
Mamma mia, santo cranio, che miracolo, santo cranio da Cagliari. E qui un'altra offensiva della Juventus che è sempre più pericolosa. Arriva un altro corner. A dimostrazione che ovviamente tiro dalla bandierina corto. Qua ancora bravo il nostro Gagliardo. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Ma è ancora la Juventus che ci attacca su queste fasce. Prova il tiro. Mamma mia. Di rientrare in partita con questo tiro, ma il pallone è uscito. Sono sotto di due gol, devono continuare a spingere così in fase offensiva. Vedete quanti giocatori sono qui? Dato sul possesso Castrovilli del Cagliari. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo a lungo tra i piedi di un giocatore, c'è sempre un compagno libero a cui scaricarla. La partita... Attenzione qua. Mamma mia, è arrivato il terzo! È arrivato il terzo, ragazzi! E a segnare questa volta è il nostro Isaccu. E siamo Cagliari fino adesso. Qui un gran bell'assist di Gnonto che ha dato una grande palla a Isaccu. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Situazione cambiata nel match dell'Inter, c'è stato un gol. Prima rete della partita per l'Inter. Risultato che mamma mia, qua abbiamo rischiato di perdere la palla dopo averla recuperata. Perfetto, grazie. E attenzione, ci fischiano in fuorigioco. Makunas è un po' troppo in fuorigioco, un po' troppo spesso. Leggermente ritardato. E riparte la Juventus. Vorrei finire il primo tempo sul 3-0 e iniziare il secondo con più tranquillità. Marco Asensio ha molto spazio per andare. Qua ottimo recupero provvisorio, perlomeno almeno abbiamo allentato l'occasione. E intanto si chiude il primo tempo. Bene così, 3-0, ottimo per i nostri ragazzi. Non vedo grossi cambiamenti in classifica, onestamente, o meglio sugli altri risultati. Non faccio cambi, riprendiamo con la stessa formazione che ha affrontato fin qui la Juventus. Tanto qua abbiamo quasi riuscito a conquistare palla, ci siamo riusciti adesso. Peccato, Makunas è sbagliando un po' troppi passaggi e non è riuscito neanche a recuperare questa, addirittura lo hanno buttato giù a terra. Bellingham. E qua intanto c'è un fallo di Mason, punizione. Dialogo, dialettica, niente cartellino, ma sensazione che sia l'ultimo. Grande Østigard qui. Mamma mia. Attenzione Isaccu, possibile protagonista del match per Leo Bonucci, ha annunciato da poco la sua intenzione di ritirarsi a fine stagione, notizia che ovviamente non ha fatto felici i tifosi, sembrava potesse. E attenzione, bella questa occasione per Mason, attenzione che Mason entra in aria, sostituto all'altezza. Prima o poi però la società doveva porsi il problema di rimpiazzarlo, non è eterno, nessuno è eterno, perdono un giocatore che ha dato tanto a questa parte. Niente, non siamo riusciti ad approfittarne, capire se resterà nel mondo del calcio. E riparte in contropiede la Juventus, ma qua è bravo Østigard. È stato, è e sarà sempre la nostra vita. No, a chi è dato? Per fortuna. Vabbè, poi ci ha pensato Gagliardo a sbagliare. Riparte la Juventus. Andiamo a sentire. È arrivata la seconda rete per l'Hellas Verona. Risultato che torna in perfetto equilibrio, 2-2 al minuto 63. Grazie dunque per l'aggiornamento. Gnonto sta sbagliando un po' troppi passaggi qui, ne ha sbagliato un altro. Bellingham, occhio a Bellingham, ha servito bene. Mamma mia, santo cranio che interviene. Allora facciamo un po' di cambi, siamo un po' in difficoltà, facciamo uscire Castrovilli e al suo posto mettiamo Maigret.
Poi anche Alvarado che si è un po' spento, metto Correia che giocherà contro la sua ex squadra e fuori anche Macunà, dentro Nandez, anche perché Macunà ha sbagliato anche lui Sostituzione in arrivo. qualcosina. Vuole il tocco corto. Palla in out, il Bravo nuovo calcio Correia d'angolo. che dà un altro calcio d'angolo alla squadra della Juventus, ma va bene così. La mette in mezzo Chiesa. Mamma mia, qua che recupero forzato, ma buono da parte del Cagliari. Adesso Nandez che perde Nei palla. giorni scorsi sono fatti diversi nomi sul nuovo possibile acquisto in casa Juve. I tifosi bianconeri già sognano il grande colpo, magari alla Cristiano Ronaldo, chissà. E La sola intanto, notizia di un suo possibile arrivo ha già mamma messo mia, dubbio nel santo cranio su cranio! questo tiro. Mamma mia, qua ha fatto un intervento, ragazzi, che non era per niente facile. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Occasione da cancellare, Niente. palla intercettata. Abbiamo ancora sbagliato un altro passaggio. La Juventus sta chiudendo bene gli spazi Chiesa. e non ci sta dando modo di contrattaccare. Bellingham. Lemar. Punta la porta. Bravo qui Passo Maigret che efficace, recupera palla, inserisce. attenzione, se ne va Parte sul Maigret. contropiede. Occhio alla ripartenza pericolosa. Bravo Isacco, attenzione. C'è spazio, attenzione. Maigret ha tentato, ma c'erano 20 giocatori della Juventus davanti, adesso addirittura abbiamo il contropiede. Lemar. Mamma mia, Grande Østigard, che tempestività di questo intervento intervento. da grande Situazione cambiata nel difensore. match dell'Inter, c'è stato un gol. Terzo gol per l'Inter. 3-2 il risultato quando siamo Ottima all'87esimo. attenzione Grazie molto Mason. per il tuo aggiornamento. Cerca la porta. C'è Conclusione stato il murata. tentativo di tiro. Palla buona, vediamo se riesce a liberarsi. Altro E tiro ancora murato. niente. Ma intanto la 1 partita è minuto 10 finita. la time. La partita è finita, attenzione. Siamo all'ultima Lemar. occasione, forse è finita. Fischia la fine l'arbitro, risultato Netto successo incomunicabile. Questo sulla successo Juventus, è 3-0 ottenuto da con un gol di parte del grandissima importanza. Cagliari, Non hanno sbagliato. che a questo punto, con questa vittoria importantissima, nonostante che nel secondo tempo non è andata proprio bene, e adesso dobbiamo aspettarci gli altri risultati, almeno la Juventus l'ha scavalcata. Andiamo alle interviste. Grazie per rispondere alle nostre domande. Allora, il Cagliari ha battuto la seconda classifica, complimenti, quanto è felice il risultato, questa vittoria ci dà morale per le prossime partite sicuramente. Si è riuscito a battere la Juventus stavolta, complimenti, come giudica la prestazione dei suoi? I ragazzi, abbiamo spazzato via ogni dubbio sul nostro conto. Allora, con la prestazione, come avete preparato questa partita? Eravamo carichi al punto giusto, non è È aumentato tutto. molto il morale della squadra, ma va bene così, ragazzi. Abbiamo vinto, abbiamo posta in arrivo offerta per Marchetti ancora. Questo Marchetti che non vuole proprio andarsene, accettiamo. Vediamo se deciderà di andare. Ha rifiutato più di una proposta. E avanziamo a questo punto, ragazzi, alla prossima sfida, perché abbiamo il Parma. Abbiamo il Parma in campionato. E vediamo un po', ci sono delle notizie. Ok. La trattativa per il trasferimento di Marchetti è saltata, ok. E ci sono dei giovani in arrivo, vediamo un po'. Fabian Cardenas, che non sarebbe neanche male, ma è un portiere. Abbiamo già tanti portieri, quindi possiamo anche rifiutarlo. Aitor Alonso, questo giocatore non è un granché, lasciamolo ancora guardare. Santi Sanz, anche lui, insomma. Non è che sia granché, anche Ramiro Maresca possiamo anche rimuoverlo, rifiutarlo. Romero, anche lui possiamo rifiutare come giocatore. Ignacio Molina, che ha 17 anni, lasciamolo ancora osservare. Lino Guzman, anche lui possiamo anche rifiutarlo. Enrique Ponce, questo non è male, ragazzi, questo ce lo portiamo, questo Ponce. Uxio Pacheco,
possiamo rifiutarlo come giocatore José Sanz, questo non sembra male. E ce lo portiamo. Dani Caballevo. Questo lo lasciamo ancora osservare magari. Lucas Guzman. Questa sembra grande cosa. Ingaggiamolo. Allora, abbiamo preso tre nuovi giovani e adesso me ne voglio anche andare a vedere. Abbiamo intanto la sfida contro il Parma che è ultima in classifica. Vediamo la nostra di classifica che purtroppo non si sposta. Abbiamo praticamente la nostra classifica che vede la Roma in testa che ne ha vinto un'altra. E quindi noi siamo comunque sempre a 14 punti. La Juventus che ha giocato una partita in più proprio come Napoli hanno 2 punti in più di noi. L'Atalanta invece ancora non ha giocato, noi dovevamo anche affrontare l'Atalanta. Quindi se dovessimo vincere contro il Parma, in realtà il Cagliari dovrebbe scavalcare sia Juve che Napoli e piazzarsi, tra virgolette, credo intorno al terzo posto in classifica se l'Atalanta dovesse vincere. E dovremmo anche cercare di avvicinarci un pochino di più a questa Roma. Detto questo, prima di andare avanti voglio del vivaio che sono arrivati, non del lab. Anche se non possiamo... Allora, abbiamo Sanz, che in realtà è un portiere. C'ha 15 anni, quindi vedremo. Poi Gimenez, che non è male. Un pochino lento, però c'ha 16 anni, è già un 63. Quindi volendo potremmo anche promuovere in squadra. Abbiamo poi Montes. Anche lui è interessante, sta crescendo. Però volevo vedere gli ultimi arrivi, come Lucas Guzman. È un po' lento, lo lasceremo un pochino crescere. E credo che l'altro sia Ponce, che è un 52, è anche abbastanza veloce. Questo giocatore potremmo anche già promuoverlo in prima squadra e mandarlo poi in prestito. Però per adesso lasciamo così la situazione. Allora ragazzi, andiamo a farci la formazione per la sfida contro il Parma. Allora, io vorrei fare il turnover. Il problema è che il turnover sarebbe utile, sì, per far riposare alcuni giocatori e far giocare altri, ma il problema è che già partiremo con un'intelligenza artificiale che aumenterà per il Parma, che è ultima in classifica, e diminuirà quella dei nostri giocatori. Perché succede sempre così, abbiamo già perso contro il Verona, una partita incredibile, e sono sicuro che avremo un Parma più forte della Juve, almeno nel fare gol, perché sono sicuro che ci farà almeno un gol rispetto alla Juve che abbiamo battuto 3-0. Quindi lascio gli stessi giocatori in previsione di tutto ciò. Allora ragazzi, ci siamo, sfidiamo il Parma. Come dicevo, ho lasciato i titolari più o meno della squadra per un semplice motivo: l'intelligenza artificiale del gioco aumenterà le statistiche della squadra del Parma, che è ultima in classifica, proprio come succede spesso in questo gioco, e i nostri invece diminuiranno. Quindi invece di... intanto qua... No vabbè, però anche questi passaggi così sbagliati. Si sblocca dunque il match 1-0. Quindi non posso fare turnover, o perlomeno non per adesso. Intanto qua bella palla per Bernabé, che poi la perde palla ovviamente, perché il Parma ha migliorato le sue statistiche, il giocatore del Parma. Da seguire sicuramente questo giocatore, dato in grande condizione, tra le possibili attrazioni di questa sfida. Il campionato, e come vedete, il Parma sta attaccando. Bottino personale di gol. Un brutto cliente oggi per la difesa. Cerca il tiro, nulla da fare. Palla che non... E come vedete, il primo tiro in porta è stato il loro. Interessante, il tiro sembrava buono, Pier, ma sfortunatamente per lui è uscito di poco. Sfida davvero importante per le ambizioni del Cagliari, reduce da una bella vittoria contro la Juventus. Cosa possiamo aspettarci da loro? Attenzione qua, perché Isacco si libera. Non può sbagliare. E colpisce la traversa. Incredibile occasione di Isacco, e qua batte Buffon, ma prende la traversa netta. Peccato.
Come dicevo, non è una partita. Credo che forse sia più difficile. Intanto qua Gagliardo non Prova a so deviare come è Pedri per sfruttare lo saltato. spazio. Occhio al pallone per il possibile Mamma vantaggio. mia. Il riflesso del Mamma portiere mia. dice di no all'avversario da pochi Santo Cranio passi. ci salva. Solo applausi per questo intervento. Angolo per Santo Matteo Cranio ci Tarantino. salva. Come vedete, ovviamente il Parma molto più propositivo. Ed è ultima in Grande occasione. classifica. Intervento comodo per Crani. Cranio, a chi l'è data? Cranio, a chi l'è data? Che... Vabbè, va. Ti sbagli anche te, che sei un Pineda. perno di questa squadra. Si ripartirà con una rimessa laterale. E niente, il Parma continua ad attaccarci. Pessella. I nostri giocatori Recupera vanno a Marco Borbelli. vuoto, ovunque. Palla allontanata e pericolo scongiurato dalla Bravo, difesa. Østigard. Chance dalla bandierina per spezzare la situazione all'equilibrio. E attenzione, qua se la giocano, c'è forse un fallo. No, l'arbitro donna, se non è Occhi che colpo di sono mano, non munizioni. fischia. Se non è Il colpo pubblico di mano, rimbambito, non duro fischia. Se rimpallato. non è colpo di mano, non ci fischia le punizioni. E attenzione perché prova ad andarsene Continua ad Gnonto. avanzare. C'è campo per lui. Ha provato a forzarla, ma non Poi, ha una grande vabbè. idea. Era tu per tu col Isacco portiere. ne ha Lascia lì, sbagliati poteva già anche due, addentellarlo. Si Isacco. starà mangiando le mani ora. Isacco ne ha già sbagliati due. C'è un fallo netto sul nostro giocatore, ma l'arbitro donna, per Rematch, come vediamo dal dato sul possesso palla, avere una tempo punizione bloccato. deve prendere il Le due squadre giocatore, per pensano di avere noi una difendersi che ad punizione attaccare. dobbiamo Più subire un fallo di protagonismo, mano più voglia di contro. imporsi sull'avversario. Bisogna cercare di determinare questa partita, di andarsela a prendere. Continuano a cercare spazio, vogliono trovare il varco giusto per prendere l'infilata agli avversari. Tanto qua ancora bravo Østigard, credo che... No, Palla vabbè, intercettata, nuovo Castrovilli fa possesso. certi errori. Si guarda attorno. Va in verticale, non male l'idea. Mamma mia. Interpreta Qui bene il pallone, possono ripartire. ha salvato tutto Mason, ma attenzione. Perché se ne va Fanno cambio, possono Bernabé. far male con la ripartenza. Bella Inserito questa palla. sull'interlato. Fa sua la sfera, occhio E qui. finalmente al 1-0 per terzo la Roma, cosa ha tentativo dettato? Vediamo se Isacco. reagirà. Al terzo tentativo Isacco l'ha messa dentro. E siamo passati in vantaggio in una partita che sembrava Perfetti facile, evidenzia l'intelligente palla che sulla filtrante. Va a carta sarebbe tagliare la difesa facile, della ma in Roma. realtà Ha eluso bene il pressing, eh? Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. è molto più difficile di quella giocata contro la Juventus. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. E come vedete, tutto Si questo anche dal travaglia ancora per un fatto minuto. che stiamo giocando con i titolari. Intanto Si finisce il chiude primo così la prima tempo. frazione. Intanto il Verona continua a vincere, buon per lei. Non faccio sostituzioni per L'arbitro dà il adesso. via alla seconda metà della gara. Vediamo se riusciamo a fare un secondo gol. Attenzione Può liberarsi del pallone. Si libera Bernabé. Bernabé. Mamma Ecco il mia gol. Bernabé, Penalti che 2 che occasione, che parte dalla grande sinistra azione del sinistra. nostro Bernabé. Che ci dà il gol del 2-0. Ci dà il gol del 2-0. Non è il gol della tranquillità, però Ha superato bene il proprio marcatore. Poi da qui ha una gran superato tira. Non ha tutti avuto e poi problemi ha nel messo trovamento dentro. sulla punta Buffon non ci è destra. arrivato. Punteggio che è cambiato, ora E conducono segnare a per 2 Buffon reti a non è mai 0. facile, ragazzi, nonostante i suoi non so più quanti anni abbia. Ma Sar. attenzione perché Posizione riparte interessante. però adesso il Parma. Ha il pallone giusto per riaprire la sfida. Bravo qui Intervento ancora cruciale ha Østigard. salvato Devo qui. dire che intanto ancora Bernabé che salta l'avversario. Nei giorni scorsi sono fatti diversi nomi sul nuovo possibile acquisto in casa Juve, tifosi bianconeri Ancora bersagli di un Bernabé. grande colpo. Bella Forse questa Trapani palla. non Mamma ha mia, così come l'ha bene il tempo per sbagliata mettersi sul posto. Isacco. Non è uscito di molto, Peccato. anche se da lì doveva metterla.
E questo poteva essere gol del 3-0, è uscita proprio di pochissimo. Di pochissimo. Ma va bene così, siamo 2-0, già è un risultato. Che non è male da un certo punto di vista. Sostengono la manovra qui. Io È lo fuori gioco? vedo, Sì. era di poco, ma in fuorigioco. Per una volta ce lo fischiano a nostro favore. Tanto qua attenzione. Vabbè, ma cura Tackle pure tu pulito però. sul pallone. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore del Allora, Cagliari. facciamo uscire Macunà che lo vedo abbastanza spento. Qui sulle fasce non si muovono. Quindi fuori Macunà metto Nandez. Fuori anche Alvarado metto Correia al suo posto. Quindi cambiamo un po' i giocatori di Cambia. fascia. L'allenatore decide di cambiarne due in una volta sola. Iena. Era fallo, ma c'era norma del vantaggio. Attenzione perché il Azione interessante Parma questa, attenzione. si fa sotto. Occhio al tentativo, poteva Mamma mia, andare. santo Super cranio. parata di Cragno. Santo Iena non può cranio, che essere uno dei miracolo. pericolosi. E questo tiro dalla bandierina potrebbe essere il segnale della svolta. O almeno se lo augurano i tifosi. E attenzione Iena di qua. contropiede. Guarda lì che cosa è riuscito a intervenire. Attenzione a Isacco che avanza. Bella Fa filtrare un palla pallone per Gnonto. interessante. E c'è il E gol numero Gnonto, gol 2 del del Cagliari. 3-0. E gol del 3-0, la mette dentro anche lui. Bravissimo Gnonto. Ancora a rete anche lui. La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la Bravo rete. E poi Isacco, il ha recupero fatto teso a tutto mantenere il bene. potere Un gran nonostante bel l'assenza lancio. Gnonto l'ha pressante. Bravo. messa dentro. Andiamo a fare qualche altra sostituzione. Facciamo riposare Castrovilli. E mettiamo in campo Maigret. Fuori anche Isacco. E metto Rodriguez al suo posto. Ci abbiamo ancora una sostituzione, volendo, da poter fare. Mettiamo Rodriguez perché ha bisogno di Ora conducono giocare. per 3 reti a 0. Sul 3-0 mi sento un pochino più tranquillo. Qui Gnonto di poco non recupera palla. Diciotto Palla lunga gol in 26 interessante. partite per il nostro Gnonto. E devo dire che non è male per un giocatore che era riserva, C'è spazio comunque sulla tre del quarti nostro. avversaria. Intanto Azione che ancora fuma, scivolata Østigard. sventata. Il grande intervento del nostro difensore appena arrivato. E qua Jonto sbaglia il passaggio. Lo sbagliamo anche noi, ovviamente. Poteva succedere il contrario, no? Interrompe bene l'azione, intercettando il E lancio. qua addirittura. Si Mamma oppone mia, Cragno, santo palla cranio! laterale. Che dice ancora una volta di Occhio. no. Facciamo un'ultima sostituzione. Faccio uscire Gnonto e metto Traoré al suo posto. Credo che possa andar bene. Perché ci sarà una sostituzione. Bravo Gnonto, ha fatto una buona partita, ma è il momento di Traoré. Dal corner. E attenzione perché ovviamente. Grande possibilità. E E c'è il vedete gol come per il cui passiva difensore, meno se non lo. pressante in questo No, vabbè. finale. Ci hanno fatto gol. Diamo Se un'altr'occhiata su quel notate, il giocatore che ha fatto difensore che io portiere. non Strano colpo controllavo è rimasto impressionante. fermo, Prova non ha subisca un po' il fatto portiere. nulla. Bella Kochhap. E io questa cosa non Siamo la 3-1 capisco perché io non è e che posso confidiamo. stare su tutti i giocatori. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Intanto qua Grande Benabé recupero sbaglia difensivo, e perde forse palla. E recuperato. attenzione perché a questo punto L'arbitro lascia diventa correre. pericoloso. Se dovessimo subire. Tanto qua, Ottima la bravo ancora copertura. Mason che dimostra il motivo per il quale un po' tutti lo hanno cercato.
Oh, Rove si è perso il pallone. Però è finita, ragazzi. 3-1, va bene così. Abbiamo vinto un'altra gara. E diciamo potevamo vincere anche meglio, visto che l'avevamo già battuti in Coppa, in Supercoppa. Tanto il Verona ha perso contro lo Spezia, però noi ci ha battuti. E vabbè, vediamo un po' la classifica se cambia. Tra poco lo andremo a vedere. Grazie per aver accettato di Ok, rispondere alle nostre Cagliari domande. è imbattuta fin qui in Serie A. Vabbè, non ce lo dite perché è da poco che succede. Pensa di riuscire a proseguire, c'è un motivo che siamo imbattuti. Avete vinto di nuovo, pensa che il Parma si sia risparmiata, è merito dei ragazzi ovviamente. Allora, vediamo un po', eravate sicuri di vincere? I giocatori hanno dato tutto dal primo all'ultimo, non è aumentato molto il morale, ma va bene così. E ci siamo ragazzi, siamo alla Champions. Vediamo un po', c'è posta in arrivo, offerta per Altave. Allora, lo Sporting vuole il nostro Altave. Non lo so, potremmo anche cederlo. Anche perché ci offrono 5 milioni e 6. Credo che a un prezzo migliore potremmo anche potremmo anche cederlo. Mi dispiacerebbe, io per adesso non faccio nulla, non so, devo un po' valutare. Magari fatemi sapere voi nei commenti se è il caso di venderlo. E abbiamo la partita contro il Liverpool. Abbiamo la partita contro il Liverpool. Dopo aver passato il turno, io vorrei vedere innanzitutto la classifica. Tanto questa sono gli ottavi di finale di Coppa di Champions League. Abbiamo il Liverpool davanti. Queste sono le altre partite che credo che abbiano già giocato l'andata. Quindi toccherà giocare la partita di andata in casa del Liverpool. Ma intanto io voglio controllare il nostro campionato di Serie A. Eccolo qui. Finalmente il Cagliari sale un pochino, scavalcando Juventus e Napoli. Siamo terzi alle spalle dell'Atalanta, di cui siamo a un punto. La Roma continua a vincere ed è a 14 lunghezze da noi. Purtroppo mancano poche partite, quindi diventerà sempre più difficile perché ha battuto addirittura la Juve. Credo, sì, mi sembra che abbia battuto la Juve, o forse no. No. Ok. Comunque, noi siamo saliti al terzo posto in campionato. Abbiamo la partita d'andata in Champions, ragazzi. Giochiamo all'Anfield, a Liverpool. Una partita importante. Possiamo anche avanzare verso quella partita e vedere un po' chi far giocare. Praticamente avremo tutti i giocatori stanchi. Vediamo un po' come siamo messi. Beh, non siamo messi troppo male. Credo che farò qualche cambio, magari valuteremo un po', forse giocheranno questi stessi giocatori. L'episodio, ragazzi, finisce qui. Abbiamo battuto anche il Parma, siamo saliti in classifica. Ci aspettano partite non tanto facili, perché poi abbiamo addirittura l'Atalanta in campionato. Queste sono cose assurde, perché dobbiamo affrontare la squadra che è davanti a noi dopo 2 giorni soltanto. Quindi sarà un episodio, devo dire, abbastanza difficile. Poi avremo la sfida contro la Roma e Inter e poi la partita di ritorno contro il Liverpool e la sfida contro il Torino. Va bene, allora noi ci fermiamo qua, ragazzi. Se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo. Scrivetemi nei commenti se devo oppure no, vorreste che io accettassi l'offerta per Altave e mandarlo via? Dopotutto abbiamo Tia, abbiamo Østegaard che sta giocando bene, inizia a ingranare, quindi forse in difesa ci siamo già un po' coperti e quindi Altave potremo anche cederlo. Sarebbe una partenza amara dopo 3 stagioni di lasciar partire il nostro Altave che comunque si stava ben comportando. Quindi comunque fatemi sapere nei commenti, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, sul canale Twitch e la pagina Facebook, troverete il link in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio di FIFA 23, la carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Cagliari. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti!